Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, video per così dire motivazionale, in cui si spiegano un paio di cose. Si sente l'accento? Sì. Un paio di cose che forse sono scappate agli occhi di qualcuno e per cui non dobbiamo scoraggiarci. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e il mio personale di Instagram e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, dopo la partita dell'altra sera, parecchi tra giocatori, tifosi, sono rimasti scoraggiati dall'esito e della partita e del discorso qualificazione. La questione è molto semplice. Nel senso, è chiaro che ogni eliminazione da qualsiasi competizione fa male, ed è altrettanto chiaro che pur sapendo di essere stati sorteggiati in un girone, il più difficile della Champions, insieme a quello del City, PSG, Lipsia e Bruges, ci deve essere la consapevolezza che siamo arrivati comunque all'ultima giornata a giocarcela. Ci deve essere la consapevolezza che non sempre sono state fatte le scelte giuste nelle nostre partite e nelle occasioni clou. Ci devono essere tutte queste consapevolezze, che una volta preso atto devono permettere di fare un'analisi lucida. Ora, per quanto bisogna essere sinceri e leali nell'ammettere che probabilmente le squadre inglesi e un po' più in generale le squadre che partecipano puntualmente alla Champions abbiano un ritmo più alto, una squadra più completa, un modo di giocare forse anche più consolidato. Detto che bisogna essere lucidi in questa di analisi, bisogna esserlo anche nell'altra, per cui è vietato abbattersi. Punto primo, perché c'è un campionato non dico da vincere, però dove puoi vincere, a maggior ragione alla luce del fatto che attualmente dirette concorrenti compartecipanti allo scudetto, ovvero Napoli, Inter ed Atalanta, probabilmente saranno impegnate con turni infrasettimanali. Ora, tolto il Napoli che mette le riserve in Europa League e i titolari in campionato, l'Inter ne è già sicura. L'Atalanta ha buone probabilità di continuare la corsa in Champions se vince col Villarreal oggi, visto che è stata rinviata la partita di ieri. Avrei voluto fare questo video già sapendo il risultato, però insomma cambia relativamente poco, perché vinca con la Villarreal va avanti in Champions, che perda va comunque in Europa League, avrà comunque l'impegno infrasettimanale. Noi abbiamo questo vantaggio di non avere un impegno infrasettimanale che ci porta via
energie, ci porta via lucidità, ci porta via anche del tempo nella preparazione della partita successiva di campionato. Quindi vietato scoraggiarsi, anche perché odio prendere spunto da rivali acerrime e nello specifico dalla seconda squadra di Milano. Però, vedasi l'Inter l'anno scorso, nel momento in cui ha terminato la propria esperienza in Champions e si è potuta dedicare completamente al campionato, ha cominciato un ruolino che praticamente è stato da schiacciasassi. E quindi dobbiamo, giusto appunto, prendere, ripeto, odio prendere spunto da loro, però dobbiamo tenerlo a mente, ecco, mettiamolo così. Quindi fa bene arrabbiarsi in maniera costruttiva, diciamo, non in maniera distruttiva. Fa bene prendersela, fa bene tenerci, giustamente. Però ora testa bassa e pensiamo all'altra competizione dove possiamo dire ampiamente la nostra, soprattutto una volta che, si spera, riusciremo a recuperare tutti gli infortunati. A breve, nelle prossime partite, a più tardi alla ripresa a gennaio, dovremmo recuperare un bel po' di giocatori, tra cui Calabria, tra cui Giroud, tra cui Rebic, poi partiranno, che sia ben assente, la Coppa d'Africa, però abbiamo Sandrino, abbiamo Krunic, che a questo punto io metto davanti anche a Bakayoko, c'è lo stesso francese, c'è il mercato che molto probabilmente, quasi sicuramente, porterà almeno un difensore. Il problema è che ha cambiato un po' i piani, perché se non fosse successo ciò che è successo a Simon, probabilmente il rinforzo sarebbe stato offensivo, ora che fosse un trequartista o un attaccante, se Pellegrini e Giroud avessero continuato a non dare garanzie, più probabilmente un trequartista. Certo che quello che è successo a Kier cambia la strategia, cambia i piani, e a questo punto la società sta sempre più pensando di anticipare a gennaio ciò che sarebbe stato un colpo del difensore centrale effettuato a giugno, nel senso nel corso della sessione estiva, vista anche la situazione Romagnoli, sta pensando di anticiparlo a gennaio, anche perché è impensabile affrontare il resto della stagione con tre titolari praticamente: Tomori, Romagnoli, Gabbia, quattro se vogliamo considerare Kalulu all'occasione. Quindi, detto questo, vietato scoraggiarsi, vietato mollare, bisogna riprendersi al più presto, anche perché in fine settimana, la giornata di campionato, ci metterà di fronte una squadra che ha appena cambiato allenatore e quindi sarà super motivata, una squadra che nelle ultime stagioni ci ha spesso creato problemi, ovvero l'Udinese. Speriamo non giochi Begao, visto che segna solo contro di noi, ma comunque il video è fatto per invitare voi e i giocatori a non mollare. Sono sicuro che la maggior parte già avrà fatto questo discorso, però è importante ribadirlo perché potrebbe un attimino sfuggire. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio. Vi ricordo gentilmente di seguire Arcimina Inside su tutti i profili social e il link li trovate in descrizione. E vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ricordatevi il sito internet www.arcimilaninside.com
dove ci sono tutte le notizie, pre e post partita, pagelle, analisi editoriali, chi più ne ha più ne metta sullo splendido mondo rossonero. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan.